Bentornato a questo appuntamento quasi quotidiano, caro osservatore del cielo. Nell'almanacco astronomico scopriamo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù. In particolare in questo video parleremo un po' della Luna e di come trovare il polo nord celeste. Oggi è giovedì 2 aprile 2020, quarto giorno della 14ª settimana, 93esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.942. Alle 13.18 la nostra stella è passata al meridiano, mentre alle 19.43 si adagerà dietro l'orizzonte dopo averci dato luce e un po' di calore per 12 ore e 50 minuti. Al tramonto la bella Venere ci attrae con la sua magnificenza verso ovest, mentre la Luna gibbosa crescente sarà visibile esattamente in direzione sud nella costellazione del Cancro alle 20.39, illuminata al 64%. Se avete un telescopio, usando oculari con diverse lunghezze focali, potete modificare gli ingrandimenti, così da apprezzare la Luna sia nella sua totalità usando focali lunghe, sia nei suoi dettagli con focali corte. Potete anche far uso di un binocolo oppure di una macchina fotografica con un buon teleobiettivo e magari potreste provare a fare anche una fotografia. Per apprezzare al meglio le strutture montuose e i crateri, conviene puntare il telescopio, equipaggiato di un oculare a focale corta, vicino al terminatore. Rimarrete affascinati. Il terminatore è quella zona di un corpo celeste che divide il giorno dalla notte ed è detta anche zona crepuscolare. Nei luoghi in cui passa il terminatore, il sole sorge o tramonta. Guardando la Luna stasera, nelle zone attraversate dal terminatore, la nostra stella sta sorgendo. Durante la fase di Luna calante, invece tramonta. Sulla Luna, esattamente come sulla Terra, nei luoghi attraversati dal terminatore, il sole è basso sull'orizzonte e le ombre che si formano sono più lunghe che nel resto della giornata. Un'osservazione e una fotografia fatta dall'alto, in prossimità di questi luoghi, permette di apprezzare meglio i rilievi proprio perché le ombre lunghe danno un maggior senso di profondità al paesaggio. La Luna è sempre bella da guardare e il terminatore attraverso il nostro satellite giorno dopo giorno, permettendo così di vedere tutte le strutture sulla faccia a noi visibile. In questi giorni poi è anche comodo ad osservare, infatti quando il nostro satellite è in prossimità del primo quarto si trova alto in cielo la sera. Alle 21.26 inizia la notte astronomica, la Luna tramonterà alle 4.28, dominando così la notte e impedendoci di andare a caccia delle stelle e costellazioni più deboli. Ne approfittiamo allora per andare a capire dov'è il polo nord celeste. Si sente spesso dire che la stella polare indica il nord, o che si trova esattamente al nord, oppure che è l'unica stella fissa del cielo mentre tutte le altre ruotano. In verità sarebbe più corretto dire che la polare è la stella visibile ad occhio nudo più vicina al polo nord celeste. Ma cos'è il polo nord celeste? È la proiezione in cielo del polo nord geografico, oppure potete vederla come il punto in cui l'asse di rotazione della Terra incontra la volta celeste. Discorso simile vale per il polo sud. Ma come facciamo a trovare il polo nord celeste? Nel video del 31 marzo abbiamo visto che, partendo da Merak e dirigendoci verso Dube e proseguendo dritti dritti si arriva alla Polare, che fa parte della costellazione dell'Orsa Minore. Tra le sette stelle dell'Orsa Minore c'è Kokab, la seconda stella più luminosa della costellazione, che si trova all'estremità opposta del carretto rispetto alla Polare. Lungo la linea che congiunge la Polare con Kokab si trova il polo nord celeste, dista dalla Polare circa 40 primi, cioè 2/3 di grado. Un grado lo possiamo misurare tenendo il braccio teso verso il cielo e usando il mignolo della mano. Quindi a meno di un mignolo dalla Polare in direzione di Kokab c'è il polo nord celeste. Attorno a questo punto appare ruotare tutta la volta celeste e anche la Polare lo fa, lentamente, ora dopo ora. Domani 3 aprile alle 5.10 il buio va a riposare. Oramai Marte ha superato i due pianeti giganti, Giove e Saturno. Loro però sono sempre lì, verso sud-est. Giove è il più brillante, il più alto e quindi il più facile da vedere. Si trova nella costellazione del Sagittario. Più in basso a sinistra e meno brillante c'è Saturno. E poco lontano c'è Marte, entrambi nel Capricorno. Il sole sorgerà alle 6.51, illuminando così le nostre desolate città.
Io sono Luca, vi saluto e vi ringrazio per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di mettere un like e di iscrivervi al canale. E come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.